quando ero piccolo mi avevano detto una favola, che questo si chiama amicizia, esiste e vive in questo pianeta. Mi avevano detto per qualcosa importante, lo chiamavano ideologia, e che dovevo essere fedele a ideali come la patria, la famiglia, la religione. Mi avevano detto per la generazione intorno, per le generazioni intorno a 60, anni 60 e 70, per una rivoluzione, per una rivoluzione, e se era bisogno la mia generazione farebbe questa rivoluzione. Mi avevano detto per certe persone strane con capelli, con divise blu, questi mi salvavano se un ladro entrava in casa mia. Mi avevano detto per una giunta militare, per una sinistra, mi avevano detto per certe patrie perdute, per 400 anni di dominio ottomano parla. Mi avevano detto che ero fortunato perché ora abbiamo democrazia, e parlavano per qualcosa che si chiama socialismo e sembrava di libertà. Mi avevano detto le cose, che le cose hanno cambiato per la mia generazione, perché abbiamo un piatto da mangiare tutti e questo è buono. Mi avevano detto di mettere molto in fretta nel mio cervello e di accettare, di fare un compromesso per questo, perché qui esiste ormai il significato della vita. Se lo cerco l'ho trovato. Ora che sono diventato grande, la favola ha cambiato. Non ho paura più dei miei nemici, perché mi hanno bruciato i miei amici. E quella cosa importante che lo chiamavano ideologia è diventata una cosa ridicola che appartiene ormai alla storia. E per la mia rivoluzione, che farebbe la mia generazione, li hanno fatti da macchine di lusso, vestiti di lusso, di moda e di soldi. E questi strani che si chiamavano poliziotti sono più ladri e più pericolosi. Ora tutte le i partiti, gli schieramenti guerriglieri sono diventati uno. Il potere è dolce attira tutti. Noi non abbiamo vissuto la guerra, neanche la dittatura. Forse per questo, per questa colpa è che non mi sento la libertà. Rifiuto che le cose sono migliori per noi. Abbiamo certe cose, ma ci mancano tante. Mi manca qualcosa reale per credere in questo. Credo che mi sono invecchiato prima ancora di imparare a vivere. Io. Fammi capire, perché esiste un buio nazionale. Migliaia di attacchi ogni volta che cerco di alzarmi. Forse il mondo ha cambiato e non l'ho imparato mai. Non ho imparato mai io che vuol dire la puttanata, la bugia, l'imbroglio. Ormai queste cose si considerano molto di moda. Una volta ho creduto in qualcosa, in una ideologia. Ho creduto alla musica, se fosse che era una religione. Ormai con hip hop fanno le donne dentro alle case, come si chiama? I casini di prostituzione, striptease. E io vivevo tanti anni in una bugia. Ora mi sento, mi faccio schifo. Siamo pieni ormai di persone che parlano del loro io. Sono figli di culo, letteralmente. Tutto negativo, seguono cose che inesistenti. Una cosa che non mi piace, io mi allontano, ormai non appartieno a nessuno e a niente. Il mondo
è stato inquinato. Non gli interessa il modo, la verità. Considera che è una parola fuori moda. Quella cosa che ormai è diventata un'abitudine è di dire le bugie. La tradizione muore. La Grecia non può vivere. L'hanno messo nel suo feretro con una firma europea. I massoni ormai sono dentro al Parlamento greco. Socialismo e giunta militare sono diventate stessa cosa. Le vecchie... come si chiamano quanto? Sondaggi. Vecchi sondaggi. E questi sondaggi li fanno stranieri. Ma il governo vuole i voti e cerca di trovarli. Parole marce, idee marce. Come grazia ormai è la puttanata. E dopo essere vergine dopo 15 anni è una vergogna. Però non fa niente, ormai siamo europei. Cerca di trovare un uomo in una macchina che dice cerca una ragazza bella per completare il quadro. Diventa un po' movimentato perché in Europa è in moda. Allora, dobbiamo essere senza una ragione allegri, perché siamo al XXI secolo. Se lo sapeva Socrate, aveva cambiato paese. Quando ero piccolo mi avevano detto una favola, ma aveva una fine brutta e questo già lo conosco. Quando ero piccolo mi avevano insegnato una storia. Ora questa storia la dicono diversamente, ma io imparo camminando.